Sull'ordine dei lavori, Presidente, perché sono sorpreso di vederla qui. Purtroppo invece non sono sorpreso di aver visto alcune sue dichiarazioni che hanno battuto le agenzie poco prima di questa convocazione della vigilanza, perché ho visto che lei invita gli italiani a non pagare il canone e promuove presidi e manifestazioni sotto Viale Mazzini. Dico purtroppo non sono sorpreso perché lei altre volte, Presidente, nel corso di questi anni aveva avuto dichiarazioni che nulla hanno a che fare con il suo ruolo istituzionale di Presidente di una commissione di indirizzo e di vigilanza come questa. Per cui, sinceramente, noi oggi siamo qui, partecipiamo a questa audizione per il rispetto innanzitutto dovuto nei confronti della Commissione, rispetto che ancora una volta lei non ha dimostrato, per rispetto nei confronti dell'istituzione e anche dei vertici RAI. Giudico le sue dichiarazioni inaccettabili. Lei peraltro ha parlato di comportamenti eversivi. Io vedo invece comportamenti inaccettabili, dichiarazioni inaccettabili di chi ha un ruolo istituzionale come il suo. Per cui, per quanto ci riguarda, per il motivo che ho richiamato, partecipiamo a questa audizione. Sarà poi l'ufficio di presidenza, a questo punto non so solo se l'ufficio di presidenza, a discutere e valutare nel merito.